Buongiorno, buongiorno, io sono Luciano, io ero un bambino col babbo ortolano. Un giorno alla maestra ho portato una mela, lei ha detto grazie, m'ha dato un bacio qua. Io penso ho capito, sorrido e torno al banco, e intanto la fissavo ed ero contento. Il giorno dopo infatti le ho portato un coco, m'ero l'ho messo sulla cattedra, aspettavo il suo ritorno. Lei sai cosa mi dice, neanche mi guardava, fumava rosmarino, non so con chi parlava. Grazie Luciano, adesso vai a posto, che lo mangiamo dopo assieme a tutti gli altri. Cogliona, cogliona, cogliona la maestra. Poi sono andato al bagno, ricordo che piangevo, incontro la bidella e le racconto tutto. Lei mi stringe al petto e mi dice poverino, in cambio di un cocomero ti do sti due meloni. Strilla, strilla la bidella, strilla che le faccio male. Vedete bambini, vedete bambini, si possono morsicare, prendetele in mano, stringetele piano piano e datele i baci e datele carezze e sentirete che sinfonie. Cadono le mammelle e buio non ci vedo, e questi due meloni sono davvero grandi, sono esperienze che ti posso insegnare. Mi mancava l'aria, non riuscivo a respirare, e a 9 anni ero quasi morto, ero in ospedale per un attacco d'asma. Giuravo a me stesso che a nessuna donna avrei più regalato né frutta né verdura. Da na na na, da na na na, da na 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 na, da na na na. E l'infermiera, l'infermiera m'ha salvato, qui c'è un gran bel gioco, se vuoi ci puoi giocare. La terra ha i suoi frutti e i frutti sono tanti, basta saperli cogliere, assaggiali e impara. Buongiorno, buongiorno, io sono Luciano, e questa mattina ho toccato con la mano sotto la gonna dell'infermiera. Sorrido, prendo un foglio, scrivo viva la patata.